Ciao a tutti, bentornati su www.dalmarbozzo.com, il blog dove si parla di acqua e green economy. La volta scorsa ho parlato di plastic tax per cercare di far comprendere alle persone che fanno acquisti di plastica che è ora di fare un cambiamento che sarà appunto anche inevitabile. Questa volta invece voglio cercare di motivare a fare acquisti plastic free coloro che amano invece l'acqua fredda e l'acqua gasata, poiché alcuni dei sistemi di depurazione non offrono questo servizio nell'immediato. Innanzitutto vorrei ricordare che l'acquisto del depuratore è una spesa che può essere ammortizzata nell'arco di 2-3 anni, quindi più che una spesa è un investimento, contro i 450-600 euro della media familiare per i consumi delle bottiglie in plastica. Quindi potete capire bene che acquistare un depuratore significa risparmiare nel lungo termine e ridurre sicuramente anche l'impatto ambientale. Allo stesso modo, il frigorizzatore si comporta esattamente come il depuratore, nel senso che è vero, può essere vista come una spesa, ma in realtà se fate l'investimento, anche qui nell'arco sempre di 2-3 anni, potete appunto ottenere tantissimi vantaggi. La cosa bella che magari tante persone non sanno riguardo all'acqua gasata e l'acqua fredda è che il frigogasatore si può semplicemente agganciare o abbinare a un sistema di depurazione in casa. Quindi ora sapete che questo è possibile e tantissimi sistemi di depurazione in realtà lo permettono, basta semplicemente chiedere se si può aggiungere questa funzionalità. Ora voglio entrare più nel dettaglio e spiegare come funziona un frigogasatore. Quali sono le caratteristiche principali, qual è i prezzi che girano nel mercato e spiegare anche di cosa si tratta la manutenzione. Ora, per capirne meglio il funzionamento, devo fare una distinzione tra refrigerazione e gasatura. Vediamo per prima cosa la refrigerazione, cioè il procedimento per ottenere un'acqua fredda. Allora, un refrigeratore classico sfrutta il fatto che un gas evaporando assorbe calore. In particolare, il gas utilizzato nei refrigeratori è il freon, o comunque qualsiasi gas adibito a questo scopo può svolgere lo stesso funzionamento. Come funziona? Il tutto è costruito anche grazie a un compressore e un sistema di raffreddamento. Praticamente il compressore raffredda il gas fino al punto tale da trasformarlo liquido, che poi attraversa una serpentina di tubi, quella che vedete sempre dietro, con dimensioni sempre più grandi, in maniera tale che poi possa di nuovo rievaporare e quindi assorbire il calore. Questo calore poi viene rilasciato tramite un radiatore e l'ambiente interno al frigorifero viene in questo modo refrigerato. Nel momento in cui la temperatura interna al frigorifero dovesse essere inferiore allo standard prestabilito, parte di nuovo il procedimento e il compressore di nuovo fa ripartire la refrigerazione in maniera autonoma. Questo è il funzionamento del refrigeratore e del frigorifero che tutti noi utilizziamo tranquillamente in un normale frigorifero. Lo stesso funzionamento in frigorifero funziona anche per il frigogasatore, magari con qualche piccola differenza. Vediamo ora la gasatura, il procedimento per ottenere acqua gasata. All'interno o poco distante dal frigorifero del frigogasatore è presente una bombola di CO2, chiamato anche CO2 alimentare e deve avere per forza la sigla E290. Per ottenere un'acqua effervescente, quindi, è indispensabile che si avvii il processo di carbonatazione. Sostanzialmente l'anidride carbonica viene miscelata con l'acqua e sono necessari due fattori. Il primo è una pressione di esercizio tra i 2 e i 4,5 bar e il secondo è l'acqua fredda sostanzialmente tra i 4 e i 10 gradi centigradi. Questi due fattori permettono un'ottima miscelazione e permettono all'anidride carbonica semplicemente di non evaporare in fretta, ma di rimanere compatta e coesa all'interno dell'acqua. Faccio anche un esempio: una bombola da 600 grammi può rendere effervescente l'acqua da 90 a 120 litri.
Quindi capite bene che se fate questo acquisto potete veramente ottenere un grandissimo risparmio. Tenete conto, vi ricordo che ne ho già parlato in un precedente articolo, e dopo lo cito e lascerò il link in fondo, che in questo articolo ho anche spiegato qual è la media di consumo per un'acqua in bottiglia di vetro e un'acqua in bottiglia di plastica. La bottiglia di plastica è 0,24 euro al litro, questa è la media, mentre per il vetro si aggira sui 0,5 euro al litro. Comprendete bene, vi basta fare semplice calcolo che con 600 grammi di CO2 alimentare, che costa tra i 14 e i 25 euro, contro il prezzo della bottiglia in plastica e la bottiglia in vetro. Quindi, se avete capito e avete un po' di lungimiranza finanziaria, diventa estremamente conveniente fare acquisti di questo genere. Voglio anche precisare che le bombole di CO2 possono essere di vario genere e di varie dimensioni, quindi anche più piccole ma anche più grandi, e soprattutto, cosa più importante, è che possono essere anche ricaricabili. Quindi, ovviamente, per evitare inutili consumi, prendete sempre le bombole di CO2 ricaricabili. In questo modo potete anche risparmiare. Bene, come avete capito, il frigogasatore non è nient'altro che l'unione di queste conoscenze, quindi frigorifero da una parte e gasatura dall'altra, bombola di CO2, quindi in questo modo si può ottenere un frigogasatore. Il frigogasatore come prezzi possono andare da 250 a 1500 euro in base alle esigenze della persona o l'utilizzo che se ne fa. Potete ben immaginare che anche i frigorizzatori si possono inserire tranquillamente all'interno del settore della ristorazione o in qualsiasi bar che magari prediliga questo tipo di servizio. L'unica manutenzione richiesta appunto è la sostituzione delle bombole CO2 e di solito è sempre a carico del consumatore finale, mentre per quanto riguarda la manutenzione del frigo e l'igienizzazione stessa, di solito spetta all'azienda che vende il frigogasatore, o comunque a chi lo propone. Ma tutto questo cosa c'entra con l'acqua e la green economy? Beh, ora che sapete che il frigogasatore può essere aggiunto al vostro sistema di depurazione, se ne avete bisogno chiaramente, che il sistema di depurazione è il secondo metodo di maggior qualità, il più conveniente, il più ecosostenibile, come ho mostrato in un precedente articolo e vi lascio in allegato il link qui sotto, che quindi è uno dei metodi migliori per prendere l'acqua. Sapete ora che potete avere anche l'acqua gasata e fredda. Ora veramente non avete più scusa per abbandonare l'acquisto di bottiglie di plastica. Quindi il frigogasatore, come il depuratore, è sicuramente un acquisto, un investimento che nel lungo termine non solo vi darà tanti benefici e anche la soddisfazione di ottenere quello che più vi piace, l'acqua gasata e fredda, ma anche è un prodotto che si può tranquillamente definire eco-friendly perché appunto va a eliminare tantissima plastica che inquina purtroppo i nostri mari e il nostro ambiente. Ragazzi, io ho concluso, nel caso in cui volete saperne di più riguardo a questi apparecchi, non esitate a chiamarmi, io sono disponibile a farveli vedere di persona perché ce li ho in casa mia, io utilizzo un depuratore filtro carboni attivi e un frigogasatore, quindi in questo caso ho sia la possibilità di avere acqua depurata, ma fredda e anche gasata. Quindi ho fatto questo investimento, ma è un investimento che mi rientra tutto quanto nell'arco degli anni e soprattutto non compro più bottiglie di plastica e non devo fare più questa fatica. Bene, se il video vi è piaciuto, potete condividerlo, mettete like, iscrivetevi pure al mio canale. Io vi ringrazio della vostra attenzione e seguitemi su Instagram e su Facebook. Detto questo, vi saluto tutti quanti. Ciao a tutti!